Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in questo momento in un piccolo padiglione che indica la posizione dell'equatore, ovvero questa linea immaginaria. Ecco, siamo posizionati sulla linea immaginaria dell'equatore. Siamo nel Borneo e quindi questo posto è arredato con degli elementi folcloristici del luogo. Molto bello, molto significativo. Ecco, questo è il monumento che indica la separazione tra l'emisfero nord e sud. Ecco, più esattamente se io mi metto qua, di qua, ecco, da questa visuale sto tagliando con la mia persona questa linea immaginaria. Ecco, e voi ugualmente vi trasmetto un po' di questa emozione, ecco. Quella freccia indica il lato nord che rimane alla nostra destra. Ecco, adesso ci spostiamo nell'emisfero nord del pianeta e questo posto è molto caratteristico. Ci sono delle foto d'epoca che indicano era già visitato, adesso non c'era il padiglione, il monumento così tenuto bene, però abbiamo delle foto. Qui abbiamo anche dei Questi qui sembrerebbero delle autorità locali, ecco, ma non è di questo che volevo parlarvi. Eccoci qua, siamo qua, un posto arredato anche con degli elementi di folklore, e questo rende molto interessante una visita fino qua. Ecco. Adesso vedrò di appoggiare la macchina fotografica da qualche parte. Se avete la possibilità di arrivare fino a Pontianak, venite a vedere questo posto. Non rimane in centro città, rimane dall'altra parte del fiume. Voi probabilmente alloggerete sull'altra sponda del fiume. C'è un traghetto molto caratteristico che porta fino qua. Arrivateci a piedi, ok, la calura e tutto quanto, però vedrete delle immagini, delle scene di vita che vi rimarranno per tutta la vita impresse, perché il posto è molto spartano, ma molto autentico e vi dà un po' l'idea veramente di come sia il Borneo indonesiano, proprio la periferia delle città. Io sono stato anche a vedere nella giungla, è tutto un altro pianeta, e forse più semplice. Comunque, Pontianak è una città che mi ha sorpreso, molto diversa da tutte le altre che ho visitato, forse che abituato alla città vera, la città italiana, vorrà scappare subito il primo giorno, non riuscirà neanche a dare confidenza alle persone. Non riesco a raccontarvi esattamente cosa si prova a stare qua. Venite, trovate un bel posto. Ci sono luoghi interessanti, ho fatto una bella rassegna di videoclip. Ok ragazzi, per il momento è tutto, continuate a seguirmi, ve la do io l'Indonesia e ci sentiamo alla prossima, ciao!